Peloponneso e laggiù c'è Epidauro, la Lourdes dell'antichità. Il luogo dove si veniva a chiedere la grazia di guarire, ma dove c'erano anche grandi medici come Esculapio che erano in grado di guarire. E ci sono tante cose da imparare ad Epidauro. Per esempio, da dove viene la parola farmacia? Da veleno, perché? E da dove viene il simbolo del Cadduceo? Beh, questo non lo sapete, eh? Sì, è vero, è il simbolo della farmacia, è il simbolo di Mercurio, ma i due serpenti incrociati non sono la catena del DNA? Ma che gli antichi sapessero cose che noi neanche immaginiamo? Lo scopriremo navigando sulle rotte dei popoli del mare. Epidauro! Sì, ma fra un po', prima ci mangiamo l'anguria. Anche perché Epidauro è un luogo che ci suggerisce qualcosa di molto importante. Ad Epidauro non solo c'era la cura, non solo ci si andava per poter farsi dare la medicina e anche per pregare per poter guarire, ma si andava anche a vedere il teatro, perché il teatro era una cura, era una psicoanalisi collettiva. E quindi i greci avevano già inventato questo, ma erano stati i greci o questa loro cultura veniva da molto più lontana? Questo è il mistero. Dai, scendi che il pullman ci aspetta! Anche la guida del pullman, Evangelia, conferma che... Questa parte della Grecia è molto molto antica e questo lo vedremo anche dal suo nome, perché il nome è antico, cioè deriva dal mitico fondatore che si chiama Pelope, che era il mitico fondatore del Peloponneso. La fondazione dei primi stati sono fatti dagli Achei, che sono arrivati qui intorno a 2000 anni avanti Cristo. Hanno conquistato tutta la penisola del Peloponneso e hanno fondato molti stati, con capitale prima Tirinto, però oltre di Tirinto e di Micene, qui nell'Argolide, quasi tutte le colline basse o alte dell'Argolide sono piene di queste rovine che appartengono al periodo miceneo. Questo vuol dire che diversi re di quel periodo conquistavano questa zona e facevano lì sopra i loro palazzi. E il famoso Megaron, eh? Sì, il palazzo del re, certo. Vabbè, adesso però siamo arrivati ad Epidauro, che era il luogo di pellegrinaggio per la salute. Siamo arrivati ad Epidauro. La zona è molto fertile e ricca d'acqua. Era famosa per le sue fontane, per gli alberi di agrumi e olivi. Una zona salubre, insomma. Qui era il tempio di Esclepio, il famoso dio mitico che appunto aiutava a guarire le persone, attorno al quale era stato creato un vero e proprio santuario. Gli elementi erano gli stessi, tipici di tutti i santuari, quindi un luogo sano, l'acqua miracolosa, il tempio del Dio attraverso il quale si passava attraverso una serie di prove, l'offerta e poi il dormire dentro al santuario. Lì fare un sogno e questo sogno veniva interpretato dai sacerdoti che poi davano la cura. Anche il nostro gruppo di vacanze avrebbe bisogno di un piccolo riposo mentre ascoltiamo il racconto dell'iniziazione del dio Esculapio. Sappiamo che il famoso centauro Chirone aveva insegnato il dio Asclepio la conoscenza delle erbe curative e molto presto il dio Asclepio superò il maestro ed ebbe un riconoscimento panellenico. Il dio Esclepio era nato da una donna e dal dio Apollo. La donna, messa incinta da Apollo, non voleva questo bambino, l'aveva partorito qui su queste montagne e viene allevato da un cane e da una capra. E la presenza continua di un serpente che gli è da ispirazione e in questo senso è positivo. Il serpente che viene rappresentato anche nelle volute del tempio, il cui veleno serve per creare la cura. La parola farmacia che usate voi al vostro vocabolario deriva dalla parola greca antica pharmaki, che vuol dire veleno. Questa è la statua di Atena con l'olivo, con arrotolato attorno il serpente. Quindi anche lei collegata a questa idea della medicina e del serpente. Il serpente è ovunque, arrotolato.
Effettivamente anche questo Esculapio, perché lo chiamiamo così alla romana, aveva la sua capacità di guarire derivante appunto da un serpente. Ma il serpente arrotolato sul bastone è il simbolo dell'RNA. E i due serpenti arrotolati sul bastone, come nel Caduceo, sono l'immagine fotografica del DNA. E come facevano a saperlo che il DNA era fatto così? L'hanno fotografato solo? Rubando? Ma no, l'hanno rubato a una donna, lo sai questo? No, non sapevo. Sì, una certa Franklin, che aveva fotografato per prima il DNA, e poi dopo hanno preso il Nobel al suo posto. Ecco, vedi? Quindi alla fine tutto torna. Tutto torna. Cosa c'era di vero in tutta questa cosa qua, in questa Lourdes dell'antichità? Qua dicono che hanno inventato l'omeopatia, il veleno dei serpenti e così via, ma sicuramente la psicologia terapeutica l'hanno inventata qua. Quindi insomma, qualcosa in Asclepio o Esculapio poi di medico c'era davvero. Ma medicina omeopatica o magia femminile, alla fine della permanenza nel santuario, i fedeli, se guariti, potevano andare a teatro. Il teatro vicino a un tempio di cura, perché giustamente i greci si arrogano il diritto di avere avuto per primi questa grande idea. L'idea che si deve curare sì il corpo, quindi appunto il tempio di Esculapio per curare il corpo, ma si deve curare anche lo spirito. E lo spirito si cura attraverso la tragedia, e dove appunto le tragedie appunto sono robina da poco. Medea, quindi la donna che uccide i figli per vendicarsi del marito che l'ha lasciata, oppure Edipo, no? Quindi tutti temi assolutamente importantissimi che diventano con Freud i temi fondamentali della nostra psicanalisi, e qui c'erano già. Tu ti sei laureata proprio in archeologia? Drammaturgia greca-romana. Sicuramente Epidauro, essendo il teatro greco meglio conservato, un teatro del IV secolo, 16.000 persone, spettatori, e soprattutto quella funzione che aveva il teatro greco, era un fatto sociale, un fatto politico, ma anche catartico, quindi psicologico, proprio perché questo teatro di Epidauro, trovandosi in quello che era un santuario anche di guarigione, voleva dire che il teatro, soprattutto nella tragedia, aveva questa funzione catartica, di purificazione soprattutto. E quindi tutte quelle che erano le tragedie dei grandi, Sofocle, Euripide e Eschilo, servivano proprio a questo, per una purificazione di gruppo. Essere insieme a raccontarci una storia, in modo che un'angoscia personale possa essere esorcizzata in gruppo. Poi era la funzione catartica del teatro greco. In che cosa poteva consistere questa purificazione? Nel fatto che in qualche modo tutti insieme ci si rendesse conto che ci avevano gli stessi problemi? In un certo senso sì, quasi come fosse una psicanalisi, è fra la tribunale e la psicanalisi. Questo è, ognuno dice la sua. Esatto, poi il coro fungeva un po' da intermediario quasi tra quelli che erano gli attori e il pubblico. E infatti l'azione si svolgeva, una parte del coro, intorno all'orchestra, che era appunto la parte centrale, che qua a Epidauro è estremamente interessante, proprio perché rimane come era proprio nel teatro greco, circolare. E soprattutto è il circo proprio, immaginare che lo spettatore, oltre che quella che era la vera e propria scena, vedeva un paesaggio meraviglioso, naturale. Non era chiuso come il teatro romano, che diventa proprio una vera e propria scatola, era aperto verso la natura. Quindi bisogna immaginare il fascino che aveva. E poi duravano un sacco di ore, per cui si passava una giornata. Erano proprio delle gare, quindi durante la stessa giornata c'erano diversi drammi. Tutto questo era sovvenzionato dal politico di turno, mi dice Natalia. Ah, erano gratis? Erano gratis. Ma dai! Pagavano tutto i politici. Ma lui, meno male. Meno male. Ed erano comunque un fattore fondamentale della vita greca. E tu che cosa dici? Euripide, Eschilo, che qui si soffoca. Vabbè, andiamo a visitare Tirinto, ma prima di montare sul pullman ho da fare una piccola considerazione.
anche il tipo di cura che veniva attuato lì non è una roba troppo avanti? Più avanti quasi, dice, no, la chimica, no, la medicina, la farmacopea, ma lascia stare, no? L'allopatia, no, 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 ti dico io cosa devi fare. Più avanti, più avanti, più avanti, più avanti. Quindi più indietro. Pelargi, qui c'è puzza di Pelargi. Col nostro pullman ci avviamo verso Tirinto, ma mi colpisce un ponte miceneo che incontriamo lungo la strada. Questo è un ponte miceneo, siamo qui nell'Argolide, in Grecia, e questo è stato scoperto da poco. Quanti ce ne saranno di cose di questo tipo? Guarda, guarda che roba! Sembra l'interno dei nuraghe, la stessa cosa. Ma chi era sta gente che costruiva in questo modo? Enormi! È una cosa da ciclopi, appunto. Questa sarebbe l'età della pietra? Beh, più che l'età della pietra è l'età dei Flintstones. Vilma! Dammi la clava! Prima di arrivare a Tirinto troviamo anche il porto di Palamide, dove spicca un castello veneziano, ma il cui antico passato si perde nel mito. Palamide, città che poi è stata fortificata dai veneziani, quindi abbiamo dei bellissimi castelli tutto attorno. In questa zona che sicuramente è un braccio di mare che era il punto fondamentale delle prime città micenee. Palamide era il figlio che partecipò alla guerra di Troia di Naoplio, che veniva dal nord ed era figlio di Nettuno, e quindi insomma tutto un legame con il mare e anche con la stessa parola che vuole dire appunto nave. Potrebbe essere un discorso legato a popoli che dovevano comunque spostarsi su navi, su barche, che avevano come loro dio fondamentale chiaramente Nettuno. E là sopra c'è il castello di Argo, che era la capitale dell'Argolide, là c'erano degli insediamenti anche preistorici. Comunque il golfo è veramente incredibile, la parte, la terra qui attorno è veramente incredibile, crea una grande accoglienza per navi, per passaggio di barche. Adesso siamo arrivati a Tirinto, sei contenta? Guarda quante mura ciclopiche! Ciclopiche perché sono veramente fatte di massi impressionanti, uno sull'altro. Questo era il punto dove veniva messo il cardine della porta, un grande portone che chiudeva queste mura di Tirinto. Questa è l'Argolide, il luogo dove arrivarono gli Achei venendo dal nord ed essendo navigatori. Certo, questo lo so anch'io. E sulla sommità dell'Acropoli non c'è un tempio, ma il palazzo del re, il famoso Megaron. I templi alle divinità arrivano dopo. Sì. Prima, in questo caso, c'è il Megaron. Quindi il periodo della monarchia, dove è il re che è importante, abbiamo... che è il dio anche, no? Sì, che sì, sì. È era il dio. Perché ha discendenza reale. Già, il famoso Megaron, il palazzo del re, che mi fa pensare a dei capi di un clan armati e con cultura sviluppata che arrivano in Mediterraneo e costruiscono sulle sommità delle colline dei piccoli palazzi di Cronos, che sarebbe il Saturno dei Romani, il Ninurta dei Babilonesi, così come è descritto nell'Atlantide di Platone. Vabbè. Ma vieni qui, ho trovato un altro cunicolo alla Flintstone. Allora, guarda che roba. No, voglio dire, non rimani stupefatta? È una cosa alla Flintstone e assomiglia molto ai corridoi che ci sono nei nuraghi sardi. Quindi veramente è la stessa cultura, non ci sono storie, cioè non si può prescindere da questo. È la stessa cultura dei nuraghi sardi, è la stessa cultura delle mura pelargiche, quelle poligonali. Quindi è un'età che andrebbe indagata perché ci sfugge, insomma. Chi poteva mai essere gente che lavorava in questo modo? Ho un'idea, i pelargi? Certo, lo scoprirai seguendo le rotte dei popoli del mare.